Espera. Hay algo. Tienes razón. Tráeme el padre. La storia è conoscenza tramandataci come dono delle generazioni. Questa conoscenza è assai di più di una raccolta di fatti ordinati secondo un ordine cronologico. È una risorsa che ci illumina e ci aiuta così a capire noi stessi, il nostro posto, il nostro scopo, nel mondo e nell'universo che ci circonda. Il progresso delle ricerche storiche, archeologiche, dello studio delle lingue antiche e dell'antropologia hanno permesso di ottenere informazioni nascoste per molti secoli. Veniamo così in possesso di nuovi importanti dati sul significato della nostra esistenza. Solitamente una storia comincia dall'inizio, ma nel caso della nostra storia è più facile a dirsi che a farsi. Come possiamo scoprire le origini delle nostre esperienze? Dove o quando abbiamo avuto inizio? Gli antichi babilonesi ci hanno tramandato uno dei miti più antichi sulle origini dell'uomo. Si tratta di un poema epico sulla creazione, scritto durante il secondo millennio avanti Cristo. È conosciuto come Enuma Elish, che tradotto significa «quando in alto». Quando in alto il cielo non era stato ancora identificato, quando il terreno solido sottostante non era stato ancora chiamato per nome, nient'altro che Lapsu primordiale, il loro creatore, e Mumu Tiamat, colei che aveva fatto tutto, si unirono con le loro acque in un unico corpo. Secondo gli studiosi, gli antichi babilonesi credevano che Apsu rappresentasse l'acqua dolce e Tiamat l'acqua salata. All'inizio della creazione, le due non erano state ancora separate. Mescolate come erano, possedevano in esse i semi della vita. Generarono generazioni di dei, fino a quando nel corso del tempo crearono l'uomo. I Navajo e gli indiani Pueblo del Nord America condividono una concezione comune di creazioni separate diverse. Gli Aztechi, nel Messico antico, avevano un credo simile. Il dio Quetzalcoatl creò le persone ricavandole dalla cenere. Si verificò poi una grande alluvione e tutte le persone si trasformarono in pesci. Il creatore provò di nuovo, ma si verificò un'eclissi totale di sole e, nel buio, la gente venne uccisa mangiata dai giaguari. Una terza creazione fu distrutta dal fuoco e da una pioggia di ceneri vulcaniche. Il quarto tentativo andò a vuoto quando il mondo fu devastato da una violenta tempesta e le persone si mutarono in scimmie. La Terra, come noi la conosciamo, è il prodotto della quinta creazione ed è destinata definitivamente alla distruzione per mezzo di terremoti e carestie. Non è una prospettiva rassicurante, vero? Eppure questa visione del mondo era molto reale per gli Aztechi. Tutto ciò è descritto nella famosa Pietra del Sole,
forse il manufatto più importante della civiltà azteca. Creata nel XV secolo, pesa più di 25 tonnellate. Una testimonianza assai concreta del loro punto di vista circa le origini. È tutto lì, scolpito nella pietra. Ma è un ritratto preciso riguardo le nostre origini? Lo scrittore svizzero Erich von Däniken ha al suo attivo 16 libri. Nulla di ciò che ha scritto ha però avuto lo stesso impatto stupefacente sul pubblico come Chariots of the Gods, scritto nel 1968, nel quale propone una concezione nuova riguardo le origini e lo sviluppo dell'uomo sulla Terra. Dim, in un tempo ancora oggi indefinibile, un'astronave sconosciuta scoprì il nostro pianeta. L'equipaggio di questa nave spaziale ben presto arrivò alla conclusione che la Terra aveva tutti i presupposti necessari per lo sviluppo di una vita intelligente. Ovviamente l'uomo di quell'epoca non era l'Homo sapiens, ma qualcosa di diverso. Gli astronauti fecondarono artificialmente alcuni esemplari femminili di questa specie e, dopo averli indotti in un sonno profondo, se ne andarono. Migliaia di anni dopo, i viaggiatori spaziali ritornarono, ripetendo più volte il loro esperimento di allevamento finché riuscirono finalmente a produrre una creatura abbastanza intelligente da accettare le regole della vita sociale da essa impartite. La Bibbia e il Corano sono alla base degli insegnamenti giudaico-cristiani ed islamici circa le nostre origini. Entrambi si basano su un creatore non soggetto ai limiti spazio-temporali. Immaginano un essere onnipotente al di sopra e al di là delle leggi del nostro universo fisico. Insegnano che questo Dio creatore esercitò il suo potere soprannaturale e creò ogni cosa secondo il suo progetto divino. In sostanza, questo è ciò che la Bibbia riferisce circa la creazione. I cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno e tutto il loro esercito mediante il soffio della sua bocca, poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse. Il Corano, libro sacro dell'Islam, condivide la concezione alla base della Bibbia circa la creazione in questo modo. Allah è il vostro Signore, colui che in 6 giorni ha creato i cieli e la terra e poi si è innalzato sul trono. Ha coperto il giorno con la notte ed essi si susseguono instancabilmente. Il sole, la luna e le stelle sono sottomesse ai suoi comandi. Non è a lui che appartengono la creazione e l'ordine? La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. Nei primi anni del 1800, alcuni scienziati proposero nuove teorie riguardanti l'origine della vita sulla Terra. Teorie contrastanti con il creazionismo tradizionale. Nel dicembre del 1831, la HMS Beagle salpò dall'Inghilterra per un viaggio di 5 anni intorno al mondo. A bordo di questa nave da ricerca, come naturalista non pagato, c'era il 22enne Charles Darwin, le cui osservazioni e conclusioni avrebbero rivoluzionato la concezione tradizionale sulle origini. Secondo questa concezione, Dio aveva appositamente creato per ogni ambiente piante ed animali ad esso più adatti. Ebbene, se questo fosse vero, allora un'isola oceanica dovrebbe assomigliare a un'altra isola oceanica, e quello che Darwin scoprì è che le isole oceaniche non sembravano affatto simili. Le specie che vivevano sulle isole oceaniche erano simili a quelle del continente più vicino, e non a quelle delle altre isole. Le scoperte darwiniane più significative ebbero luogo nelle isole Galapagos, a più di 1000 chilometri, circa 600 miglia al largo della costa occidentale dell'Ecuador. Darwin scoprì specie animali che erano uniche in quell'arcipelago. Inoltre notò differenze distinte tra animali simili su diverse isole. Un giorno tornò con un guscio di tartaruga trovato nell'isola che aveva visitato, ed un tizio che viveva nel centro principale del luogo osservò: «Oh, sei stato a...» e nominò l'isola sulla quale era stato. Darwin, assai sorpreso, gli chiese: «Come fai a saperlo?» Il tizio rispose: «Perché la tartaruga veniva da lì». E Darwin: «Da che cosa lo deduci?» Quegli replicò: «Perché ogni isola ha una tartaruga di forma distinta che posso riconoscere». E ciò lo colpì molto. Le osservazioni di Darwin, in ultima analisi, hanno portato allo sviluppo della sua teoria della selezione naturale e alla pubblicazione nel 1859 del suo libro L'origine della specie. La prima edizione messa in vendita fu esaurita fin dal primo giorno, dopodiché vi furono 5 edizioni successive revisionate.
definito come il testo che ha scosso il mondo, è stato il pioniere del moderno pensiero scientifico sulle nostre origini. Oggi la scienza viene concepita come un processo materialistico. E ciò in omaggio al darwinismo, intendendo dire con questo che è stata la causa del nostro mettere da parte Dio. Scienziati e filosofi, usando come punto di partenza le teorie di Darwin circa l'evoluzione, hanno elaborato le proprie risposte alle domande circa gli inizi. Così oggi ci sono molte varianti riguardo al pensiero darwiniano. Tra gli scienziati evoluzionisti, l'ipotesi del Big Bang è stata ampiamente accolta come punto di partenza per la storia del nostro universo, come lo conosciamo. Secondo questa ipotesi, tutta la materia esistente nell'universo è derivata da una massa compressa ed incredibilmente calda di particelle subatomiche, esplosa all'incirca tra 10 o 15 miliardi di anni fa. Da quella tremenda esplosione di energia creativa ha avuto inizio un universo in movimento, dando vita a galassie, stelle e pianeti, e in definitiva ad ogni forma di vita e di materia nell'universo stesso. Oggi gli scienziati, sempre a proposito del Big Bang, ritengono che da esso l'universo intero si sia formato e che realmente lo spazio stesso si sta espandendo nel corso del tempo, creando ulteriore spazio. Se noi fossimo in grado di guardare all'universo da un punto d'osservazione esterno, ci apparirebbe come una inimmaginabile esplosione che ha il suo inizio da un unico punto. La teoria dell'evoluzione sostiene che la vita sulla Terra si è evoluta nel corso di lunghi periodi di tempo, passando da semplici forme unicellulari ad organismi complessi, per puro caso, passando attraverso un processo che procedette per tentativi ed errori. È questo processo che Charles Darwin chiamò selezione naturale. Egli sosteneva in sostanza che vanno considerate quattro fasi. In primo luogo vanno tenute presenti le variazioni. Non ci sono due individui di una popolazione che siano esattamente uguali. In secondo luogo, che ogni popolazione tende a sovrapprodursi. In un anno nascono più giovani di quelli in grado di avere condizioni di vita tali da poter vivere fino all'anno successivo. Ciò dà origine alla lotta per l'esistenza, alla competizione e quindi alla sopravvivenza di quelli che sono i più adatti, quelli cioè che sono avvantaggiati dalle variazioni. Infine, tali variazioni vengono trasmesse ereditariamente, cosicché coloro che sopravvivono hanno più possibilità di trasmettere ai loro figli queste stesse variazioni. Siamo il risultato non pianificato e casuale dell'evoluzione attraverso la selezione naturale? Oppure siamo l'opera di un essere supremo? L'Allah del Corano è il Dio della Bibbia. Noi dobbiamo la nostra esistenza agli dei aztechi o babilonesi? Oppure ad alcune creature aliene provenienti dallo spazio? Qual è la verità sulla nostra origine? Oggi la teoria dell'evoluzione viene illustrata nelle scuole e promossa dai media, come se fosse un fatto accertato. La verità della questione è tuttavia un'altra. La teoria dell'evoluzione è appunto solo una teoria. I suoi fondamenti scientifici sono in realtà alquanto traballanti. Il biologo molecolare ed autore Michael Denton ci offre questa intuizione su Charles Darwin e la sua teoria. La concezione popolare di un Darwin trionfante, sempre più convinto dopo il 1859 del suo punto di vista circa l'evoluzione, è una farsa. Al contrario, considerato che l'ultima edizione dell'Origine fu pubblicata nel 1872, egli era ormai afflitto da dubbi e frustrato dalla sua incapacità di rispondere alle molte obiezioni che erano state mosse alla sua teoria. La teoria di Darwin della selezione naturale non poteva a quel tempo essere testata per le limitazioni delle attrezzature scientifiche allora disponibili. Gli scienziati di oggi sono in grado di studiare anche i complessi sistemi all'interno dei più semplici organismi monocellulari. Si è portati a ritenere singole cellule come organismi meno complessi di quelli multicellulari. Darwin la pensava così e così considerava la singola cellula. Darwin può essere scusato perché l'apparecchiatura adatta ad osservare una cellula e vedere cosa stava succedendo proprio non esisteva. Ora che ce l'abbiamo e possiamo indagare, vi scopriamo un'enorme complessità. Amebe che si muovono come noi,
Non hanno muscoli, ma hanno però microfilamenti. Noi digeriamo il nostro cibo e possiamo respirare. Ma così fanno anche le amebe. E se sono molto più piccole di noi, non hanno che una cellula, ma fanno tutte le cose che facciamo noi e sono altrettanto complesse. La complessità propria, anche delle forme più semplici di vita, è uno dei motivi per cui molti scienziati sono sempre più insoddisfatti della spiegazione evolutiva, che si affida al puro caso senza una guida. C'è una buona ragione per gli scienziati per mettere in discussione l'intervento del caso. Date un'occhiata a questa dimostrazione per capire cosa intendo. Ora ci sono tre blocchi numerati 1, 2 e 3. Ci sono sei combinazioni possibili tra questi tre numeri. Metterò i blocchi in una scatola, scuotendola. Ora, se dovessi estrarre un blocco alla volta, quali sono le mie possibilità di estrarli in ordine numerico? Ebbene, posso aspettarmi di estrarre i numeri 1, 2, 3 in quest'ordine, una volta in media, ogni 6 tentativi. Adesso ci sono due blocchi in più, numero 4 e 5, e li aggiungo agli altri tre nella scatola. Ora, le combinazioni possibili sono 120. La legge della probabilità mi dice che posso aspettarmi di estrarre i blocchi numerati 1, 2, 3, 4 e 5 in quest'ordine, in media una volta, ogni 120 tentativi. Ora osservate, aggiungiamo altri blocchi numerati da 6 a 10, inserendoli nella scatola. Le mie possibilità di estrarli tutti e 10 nell'ordine numerico sono meno di 1 su 3 milioni e mezzo. Permettetemi di mettere ciò in prospettiva con un programma di lavoro impegnandomi giorno e notte ed estraendo i blocchi una volta ogni 15 secondi. Potrei raggiungere il risultato di vederli uscire nell'ordine una volta in media ogni 18 mesi. Cosa succede ora? Fino a 20. Quanto tempo devo aspettare per ottenerli nell'ordine fuori dalla scatola, impegnandomi in questo gioco? Supponiamo di aver giocato ad una velocità accecante e di averli tirati tutti fuori in un secondo, ripetendo di nuovo la stessa procedura nei secondi a seguire. La legge della probabilità ci dice che ci si può aspettare di avere i 20 blocchi fuori dalla scatola nell'ordine alla sequenza di una volta ogni 77 miliardi di anni. Questo piccolo gioco con i numeri è nulla in rapporto alla complessità intricata di un semplice frammento di materia. Il fisiologo ed autore Pierre Lacombe Dunuy, nel suo libro Destino Umano, ha stimato la possibilità di formare con 2000 atomi una molecola proteica, come qualcosa che si avvicina a 10 elevato a 321. Non c'è davvero alcun modo ottimale per rappresentare questo numero, esso è incomprensibile. Procuratevi un foglio di carta e scrivete il numero 10 seguito da 320 zeri. Ascoltate ciò che Lacombe Dunuy afferma. Eventi che hanno bisogno di un tempo infinitamente più lungo della durata stimata della Terra per avere in media una possibilità di realizzarsi, possono essere considerati come impossibili nel senso umano. Questo pezzo di carbone è composto nel suo volume dal 70% di carbonio. Il carbonio è essenziale per tutta la vita organica ed è il quarto elemento più comune dell'universo. Ma questo elemento così comune è estremamente complesso. Per poter essere prodotto naturalmente, tre nuclei di elio debbono combinarsi per formare un unico nucleo di carbonio. Abbiamo sperimentalmente concluso che le condizioni necessarie perché ciò avvenga sono molto precise. In altre parole, se l'equilibrio delle forze nel nucleo atomico fossero leggermente diverse, la reazione non potrebbe verificarsi al fine di formare sufficiente carbonio che abbia una valenza. L'uomo che ha scoperto ciò, cioè il modo in cui questa reazione avviene così che formi carbonio,
ed ha individuato le condizioni necessarie affinché ciò si realizzi, è stato Fred Hoyle, uno dei grandi astrofisici e cosmologi del secolo scorso. Quanto alla religione, Hoyle era almeno in quel momento molto scettico, difatti era ateo. Qualche intelletto supercalcolatore deve aver progettato le proprietà dell'atomo di carbonio, altrimenti le possibilità di arrivare a tale atomo contando sulle forze cieche della natura sarebbero del tutto trascurabili. Un'interpretazione circa i fatti, dettata dal buonsenso, suggerisce che tale superintelligenza abbia giocherellato, per così dire, con le leggi della fisica, così come con quelli della chimica e della biologia. I risultati che si ottengono dalla riflessione circa i fatti mi sembrano così sconvolgenti da porre questa conclusione al riparo quasi da ogni discussione. Sembra allora che l'evoluzione ottenuta attraverso una lunga serie di mutazioni casuali senza guida sia un'impossibilità pratica. Ciò getta, su tutto lo scenario evolutivo, una spessa coltre di dubbio. Gli scienziati sono ora alla ricerca di scorciatoie, salti miracolosi al di fuori del regno del caso. Molti sono francamente stupiti per le loro scoperte, che offrono prove sempre più chiare di un disegno intelligente nella natura. Un progetto intelligente, ovviamente, richiede un progettista. E la più chiara rappresentazione di un progettista e della sua opera si trova qui nella Bibbia. Il racconto della creazione registra una progressione sistematica di atti creativi che si concludono con la creazione dell'uomo. Il profeta ebraico Geremia sottolinea questo disegno intelligente quando scrive circa il creatore. Egli ha fatto la terra con la sua potenza, ha stabilito il mondo con la sua sapienza e con la sua intelligenza ha disteso i cieli. La teologia biblica della creazione non cerca di fornire una descrizione scientifica degli atti creativi di Dio. Suggerisce al contrario il senso, lo scopo della creazione. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Forse alcuni di noi sono stati troppo rapidi nel gettar via questo libro, come se fosse una raccolta di favole irrilevanti ed inutili, di leggende e di tradizioni. Il suo valore va ben oltre la sfera della scienza. Si tratta di concetti che non possono essere analizzati in un laboratorio. Risponde a molte domande cui la scienza non sa dare risposta. In altre parole, la scienza può parlare di come si comporta l'universo e di come avvengono le cose in esso. Non ci può spiegare perché esiste qualcosa invece che il nulla. Cioè, non può davvero spiegare la questione fondamentale dell'esistenza. Potrebbe essere che le pagine trascurate della scrittura effettivamente offrano spunti precisi sulle nostre origini? Se è così, non siamo qui per caso. Dobbiamo considerare noi stessi come la parte di un disegno di un creatore. Ci deve essere un progetto, uno scopo reale per la nostra esistenza. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. La storia della creazione dipinge Dio come colui che nutre grandi ambizioni, grandi speranze per la specie umana. Le persone sono state create ad immagine del loro creatore. Nella loro originaria innocenza avevano una comunicazione diretta con Dio, un rapporto intimo e personale, faccia a faccia con il loro creatore. Dopo la creazione dell'uomo, la Bibbia ci riferisce che Dio ha marcato la fine della creazione con un giorno di riposo, stabilendo in tal modo un ciclo settimanale per la vita umana. Pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatta, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva fatta. Istituendo il sabato, Dio dette agli esseri umani la possibilità di imitarlo per entrare nel suo riposo ed evidenziare il rapporto speciale con Lui, loro Signore e Creatore.
nella prossima puntata del settimo giorno. L'idea del ciclo settimanale con 6 giorni lavorativi e un sabato fu dimenticata. Metteva in guardia la gente che la loro città sarebbe stata distrutta, sarebbe stato distrutto il tempio e che sarebbe stata deportata a Babilonia per servire il re di Babilonia per 70 anni. Ma nessuno lo ascoltava. Allora furono bruciati dentro le grotte, perché non erano disposti a rinunciare al culto dovuto al sabato, pur in quella situazione difficile. Thank you.